Al momento clou, forse quello più atteso, le farfalle con le 5 palle, siamo con la squadra senior. Ed eccole Martina Centofanti, Alessia Maurelli, Anna Basta, Martina Sant'Andrea e Agnese Duranti. Sempre la toglie il fiato, sempre questo esercizio, due piccole incertezze, un recupero subito fatto da Martina Sant'Andrea e quel piccolo errore di Alessia Maurelli, davvero un esercizio spettacolare, ulteriormente valorizzato da questi nuovi body che sono stati ricamati ad hoc per questo esercizio, qualche lieve modifica, ricordiamo che questa sarà la formazione presumibilmente che vedremo in occasione dell'edizione dei giochi olimpici europei, così come all'Olimpiade ci saranno solo 5 ginnaste a differenza dei mondiali, dei campionati d'Europa normali dove la rosa della nazionale è composta da 6 ginnaste e subentra, si alternano due atlete sui due esercizi, quindi in questo caso la formazione è quella che vi abbiamo detto proprio prima dell'inizio di questo esercizio. Alle Olimpiadi, dove il programma del CIO prevede soltanto il concorso generale e individuale a squadre, quindi non ci saranno le finali di specialità. Ricordo male, proprio 4 anni fa a Baku ci fu la prima edizione dei giochi olimpici europei, non fu una spedizione quella azzurra fortunata, molto fortunata, no. Ma se non ricordo male un 7° posto per la squadra, comunque non arrivarono vicino al podio e... Vabbè, in bocca al lupo. In bocca al lupo, sì, insomma, ogni gara a sé. Tra l'altro la Milli Ginnastiche Arenasi di Baku aveva portato bene l'anno precedente, forse quando contava un pochino di più alle nostre farfalle, ottennero nel 2014 l'argento all around proprio a Baku. Poi nel 2015, vabbè, un passaggio